in estate, al momento dell'uscita del calendario pubblicata quasi all'unanimità come la partita scudetto, e il campionato si è divertito a modificare, quasi violentare le gerarchie. L'Inter insegue la Roma, la Juve spera più nel quarto posto, ecco perché stasera le due squadre non possono sbagliare. Stadio Giuseppe Meazza, Milano San Siro, una buona serata da Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi. C'è il movimento di Diego, lo scatto di Del Piero, arriva anche Iaquinta, la pallone limite per Iaquinta, prova a liberare il destro Iaquinta, Gil Cesar, c'era Marchisio completamente libero a sinistra. Cerca la soluzione personale Del Piero, viene attaccato, il pizzo di Del Piero, zona tiro, parte il tiro, Giulio Cesar. Grande avvio di partita della Juve. Se c'entra Maicon, cerca la percussione, chiede l'1-2, Motta, zona tiro, Diego Motta, parte il tiro, Buffon, strepitoso in calcio d'angolo. L'anticipo di Zanetti, va via anche a Del Piero, accelera Zanetti, supera anche Sissoko che lo stende, calcio di punizione. Sissoko, attenzione, era stato ammonito e finisce qui la partita di Sissoko, espulso Sissoko, Juventus in 10. Snyder, l'apertura per Eto'o, Zebina in chiusura, lo punta Eto'o, Eto'o! Errore di Diego, parte l'Inter, l'apertura di Pandev, Cannavaro chiude su Eto'o, se ne va Eto'o, Eto'o in area di rigore, Eto'o, torna fuori! Pallone di ritorno per Balotelli, a chiudere Felipe Melo, si coordina Balotelli per il cross, cerca ancora Maicon, chiude grosso, poi Maicon ruba il pallone, cross basso Milito, palla fuori di un soffio! Parte Diego, palla sotto mano, colpo di testa pericolosissimo da parte di Cannavaro. Inserimento di Stankovic, può andare in percussione, Stankovic, parte il tiro, Buffon! Palla per Balotelli, secondo palo Milito! Palla gol clamorosa per Milito. Parte Snyder, tutti a vuoto, attenzione, Milito gli toglie il pallone, Felipe Melo. Poi Maicon in palleggio, Maicon ancora, parte il tiro, un straordinario di Maicon, l'Inter in vantaggio. Eh sì, perché qui ha sfruttato, erano tutti schiacciati dentro l'area di rigore. Amorini ha avuto troppo fretta per andare incontro, si è fatto saltare il pallonetto e poi l'ha chiusa sul secondo palo, un grandissimo gol questo di Maicon. Parte Balotelli, palla che gira, incrocio dei pali. Parte Diego, palla che gira, Giulio Cesar, la porta dall'incrocio. C'è Balotelli libero a sinistra, pallone per Balotelli, in area di rigore, il tiro sporco di Buttaglia, Eto'o, il raddoppio dell'Inter. Il raddoppio dell'Inter. E che modo la sa, l'Inter batte una grande Juve, finisce 2-0, i gol di Maicon e di Eto'o. La Juve ha giocato in 10 dal 37esimo nel primo tempo. L'Inter ha attaccato con grande pericolosità nella ripresa e ha trovato il vantaggio con il suo uomo partita, Maicon, un gol pesantissimo sugli equilibri del campionato.